sezione adesso. Quindi do il benvenuto al nostro relatore, che è il dottor Luigi Vito Stefanelli, e anche alle persone che in questo momento stanno partecipando a questo webinar. Questo webinar ha un titolo che sono gli impianti pterigoidei con approccio minimamente invasivo, tra parentesi chirurgia dinamica, e il nostro speaker, il dottor Stefanelli, presenterà appunto una casistica clinica relativamente a questo argomento. Alla fine di questa presentazione avremo comunque 15 minuti di risposte a eventualmente domande che io vi chiedo al momento di poter scrivere direttamente utilizzando la chat. La chat è il fumetto che compare accanto all'ingranaggio e alle persone, in modo da dare poi la possibilità al nostro relatore di dare tutte le risposte. L'argomento praticamente ha come riferimento la chirurgia dinamica, in particolar modo il Navident, che è un sistema che possiamo paragonare alla GPS, quindi un sistema che cattura delle immagini che sono rilevate attraverso delle scacchiere fissate su contrangolo o direttamente sul paziente. Queste telecamere, attraverso poi il software, le immagini 3D vengono poi sovrapposte alle informazioni anatomiche del paziente. Quindi in questo modo il clinico è in grado di operare visualizzando in tempo reale l'attività che svolge da un punto di vista chirurgico. Quindi io passo la parola direttamente al dottor Stefanelli, che è laureato in ingegneria civile prima ancora di essersi laureato in odontoiatria, quindi ha acquisito un dottorato di ricerca all'Università La Sapienza di Roma ed è docente master di implantologia e protesi alla Sapienza di Roma. È di fatto il primo utilizzatore Navident a partire da settembre del 2015. È il presidente della Dynamic Navigation Society, che è la society sotto l'egida della quale stiamo portando avanti questi webinar, è trainer della tecnologia Navident ed è autore ed anche inventore. Io quindi passo senza indugio la parola al dottor Stefanelli. Eccoci, speriamo che si veda lo schermo, ma credo di sì. Luca, si vede? Luca. Vediamo tutto, vediamo tutto. Ok. Allora, l'argomento di oggi è quello sugli impianti pterigoidei. A parte la presentazione di alcuni casi che molti di voi hanno già visto in altre diciamo presentazioni, quello che mi piacerà introdurre al termine di questa presentazione sono in particolar modo tre casi che non ho ancora fatto, ma che ho pianificato e che volevo condividere con voi per sapere anche la vostra opinione in merito. Sono tre casi che riguardano pazienti totalmente edentuli nell'arcata superiore, in cui la prima cosa che mi era venuta in mente era quella di ricorrere agli impianti zigomatici. Ma guardando bene la combin, ho visto diverse soluzioni che diciamo, possono essere utilizzate senza far ricorso agli impianti zigomatici. Ma ne discuterò, diciamo, al termine con voi e mi piacerebbe ascoltare la vostra opinione. Intanto, perché l'impianto pterigoideo? Perché è una validissima alternativa diciamo, a tutte quelle tecniche che vengono utilizzate oggi per la riabilitazione implantoprotesica di un mascellare atrofico posteriore. Sì, ci sono gli short implant, ma
si è visto che gli short implant in osso D3 e D4 non hanno la stessa validità dello short implant in osso, diciamo, più denso. Si può ricorrere al sinus lift per via crestale o con botola laterale, ma questo comporta comunque un, diciamo, anche un periodo di tempo maggiore nella riabilitazione del paziente, oltre che se si fa un innesto, diciamo, per via laterale, una certa morbidità del paziente, si può ricorrere agli impianti zigomatici con tutte le conseguenze che si possono avere qualora ci siano, sorgano delle complicazioni. Quindi, diciamo, perché l'impianto pteriguideo? Intanto, così, giusto per aprire il nostro webinar, la facilità con cui si possono inserire gli impianti con il macchinario, diciamo, di chirurgia guidata dinamica e superata la curva d'apprendimento è un qualche cosa che è strabiliante, perché attraverso un approccio minimamente invasivo, dopo aver fatto una pianificazione correttamente, diciamo, da un punto di vista protesico e implantare, diciamo, adeguata alla riabilitazione, il ripetere, diciamo, questa pianificazione in bocca al paziente oggi con le nuove modifiche che hanno apportato diciamo gli ingegneri della Navident risulta essere alquanto facilitata. Questo è un caso che molti di voi hanno visto, e perché a me piace farlo vedere? Perché la paziente è arrivata nel mio studio avendo una sua combin, per cui in questo caso non è stato necessario nemmeno rifare la combin alla paziente. Era arrivata con un ascesso sull'incisivo laterale di destra e con almeno 3 denti stabili, per cui è stata presa un'impronta con uno scanner introrale. Qui vedete la pianificazione, ma è una pianificazione dopo aver importato la ceratura diagnostica sulla, diciamo, sulla combin, e utilizzando quei 3 denti che erano stabili si è potuto fare diciamo la tecnica del trace in place, andando a fissare tra 2 denti superiori una farfallina che è stata, diciamo, resa stabile con un po' di composito, e poi dopo aver tracciato questi 3 denti stabili abbiamo potuto sovrapporre la combin della paziente all'arcata che in quel momento stavamo per trattare, e come vedete ho potuto, dopo aver tracciato i denti, estrarre i denti stessi e inserire i 4 impianti, cosa che è durata veramente poco, diciamo, nel giro di mezz'ora, 40 minuti, avevo finito l'intervento, avendo potuto inserire degli impianti paralleli alla parete mediale del seno, che lambivano la parete mediale del seno, senza aver dovuto fare lembi di accesso. Vedete, questa è l'ortopanoramica di controllo con i MUA montati. Questo, diciamo, era il grado di sanguinamento della paziente al termine dell'intervento, e la sera ho potuto consegnare un provvisorio che è abbastanza decente. Perché il mascellare atrofico, diciamo, posteriore è sempre per noi una sfida? È una sfida perché abbiamo poco osso in termini quantitativi e qualitativi, e perché appunto è una zona anche di difficile accesso chirurgico. Ma che cosa è stato notato? Alla fine degli anni 80, 2 autori americani, soprattutto Tulasn, notò che
il corridoio d'osso della zona pterigomascellare rimaneva per l'80% conservato, per cui c'era sempre una sorta di diciamo spazio per poter inserire un impianto pterigoideo. Lui la introdusse questa tecnica per stabilizzare dei provvisori dove, diciamo, aveva fatto degli innesti d'osso importanti, per cui lo scopo iniziale era quello di non sottoporre a carico la zona che aveva ricevuto un innesto d'osso, ma poi aveva notato invece che questi impianti erano molto stabili nel tempo, e da qui è nata l'idea di proporre gli impianti pterigoidei. Fece una serie di studi anatomici e si accorse appunto che nell'80% l'80% del corridoio osso nativo veniva conservato anche, diciamo, in coloro che avevano perso prematuramente i denti in quella zona lì. E quindi, diciamo, è stata descritta una tecnica per introdurre questi impianti pterigoidei e l'è stata messa a confronto o come alternativa appunto a impianti zigomatici, all'innesto, diciamo, al sinus lift e agli short implants. Ma diciamo intanto perché non è, sebbene la letteratura ne avesse parlato, diciamo, bene da un punto di vista di cumulative survival rate, cioè sopravvivenza implantare a lungo termine e stabilità quindi nel tempo di questi impianti, sono stati utilizzati poco. Perché? Perché intanto la curva di apprendimento di questi impianti rispetto agli impianti tradizionali è abbastanza più complicata, è un'area di accesso abbastanza difficile. Ci sono delle strutture anatomiche di una certa rilevanza per le quali diciamo bisogna prestare tanta attenzione per evitare dei danni in quella zona lì, e quindi, diciamo, questo è dal punto di vista chirurgico, ma anche dal punto di vista protesico, andare a inserire, andare a protesizzare impianti in quella zona risulta abbastanza difficile. Ora, l'avvento di MUA customizzati, ma anche di alcune tecniche, tipo quella che vi presenterò oggi io, ad esempio con le componenti protesiche dell'OttiBridge, della Rein, consentono di poter protesizzare più facilmente quelle zone. Perché anche OttiBridge della Rein? OttiBridge della Rein perché intanto vengono utilizzate delle componenti diritte, poi la vite protesica è ben più spessa di quella dei MUA normali e, diciamo, le forze di masticazione e quindi gli stress che si hanno durante la masticazione in zona settimo sesto, come potete ben sapere, sono notevoli, per cui utilizzare delle viti che abbiano uno spessore più ampio ci dà più garanzia da un punto di vista del rischio di frattura delle componenti protesiche stesse. Come sapete, diciamo, la resistenza di un materiale varia col quadrato della sua sezione, quindi se raddoppia una sezione la resistenza aumenta di 4 volte, per cui, diciamo, non è secondario l'aspetto dello spessore delle viti protesiche. Comunque, una cosa da tenere presente è che l'impianto pterigoideo non va confuso con l'impianto tuberositario, perché l'impianto tuberositario riguarda una sola zona anatomica coinvolta, mentre l'impianto pterigoideo riguarda 3 componenti ossee differenti, che sono la tuberosità del mascellare, il processo piramidale dell'osso palatino e il processo pterigoideo dell'osso dello sfenoide. Queste 3 componenti si uniscono in un'unica zona, che è una corticale molto densa, che è il cosiddetto pterigomaxillary plate, questo piatto pterigomascellare, dove appunto dobbiamo ricercare la nostra stabilità.
E una volta appunto che questo impianto va a ingaggiare questo pterigomaxillary plate, vediamo subito che nel giro di 1-2 mm di torque di inserimento passano da 15-20 newton per centimetro a 70-80 newton per centimetro, per cui diciamo cambia proprio la sensazione della densità dell'osso presente in questa zona, per cui occorre appunto fare un'analisi anatomica dettagliata di dove andare a inserire questo impianto e poi inserirlo, diciamo, nella giusta posizione, andando a ingaggiare proprio questo tricorticalismo. Fino, diciamo, a 10-15 anni fa, non essendoci le combine negli studi odontoiatrici, appunto spesso si facevano degli studi in letteratura in cui si faceva riferimento a quello che cioè il clinico dava delle indicazioni a quelle che potevano essere le angolazioni dell'impianto pterigoideo rispetto al piano di Francoforte, e alcuni autori davano delle indicazioni che, diciamo, di circa 45 gradi rispetto al piano di Francoforte, alcuni di 70 gradi, ma diciamo oggi è abbastanza superfluo parlare di queste indicazioni, perché uno importa la combine e fa una pianificazione customizzata alla situazione che trova in bocca. Importante è stare attenti al decorso dell'arteria palatina discendente, perché diciamo l'arteria palatina discendente può essere intercettata durante l'osteotomia e durante l'inserimento del nostro impianto pterigoideo. Vedete, questo è un cranio secco in cui si vede dove deve ingaggiare l'impianto pterigoideo. Vedete, qui c'è il disegno della fossa, anzi in questo caso vediamo la fessura pterigopalatina che immette nella fossa pterigopalatina, e diciamo l'arteria mascellare interna arriva nella fossa pterigopalatina e uno dei suoi rami terminali è l'arteria palatina discendente. Vedete che qui c'è appunto questo cerchietto rosso sarebbe il punto ideale laddove deve ingaggiare il nostro impianto pterigoideo. Diciamo che da questo cerchietto mediamente l'arteria mascellare interna dista tra i 13 e i 23 mm, per cui diciamo è un'indicazione, una distanza da tenere ben presente in mente, perché è alquanto difficile andare a fare danni all'arteria mascellare interna. Ricordiamo che l'arteria mascellare interna, invece, al contrario della palatina discendente che provoca grandi sanguinamenti, è una zona anatomica vitale, in quanto per poter fermare il suo sanguinamento bisogna clampare la carotide esterna. Per cui stiamo attenti, ma fino a un certo punto, diciamo che i 13-23 mm dall'aggiunzione, dalla fine, diciamo, dal punto d'inizio della fessura pterigopalatina, sono un margine abbastanza ampio. Vedete, qui sono delle tavole anatomiche in cui si vede proprio, vedete qui, diciamo, dall'arteria mascellare interna e uno dei suoi rami terminali è la palatina discendente. Questa palatina discendente, man mano che decorre verso diciamo il basso, ha una direzione sempre più mediale e sempre più mesiale, per cui diciamo è più facile intercettare questa palatina discendente nella zona apicale dell'impianto piuttosto che all'inizio, che nella zona diciamo coronale. Vedete, dalla fessura, qui si vede proprio la fessura pterigopalatina che immette nella fossa pterigopalatina e si vede la palatina discendente, per cui diciamo da qui a qui, diciamo, abbiamo una distanza media che va dai 13 ai 23 mm. Ovviamente l'arteria palatina discendente decorre, noi sulle combine vediamo il canale, non vediamo l'arteria, per cui
diciamo, questa palatina discendente decorre nel canale palatino maggiore, che quindi mette, che mette appunto in comunicazione la fossa perico-palatina con la cavità orale. Ma vediamo la distanza dalla fessura pterigopalatina rispetto al diciamo, canale palatino discendente, perché tornando indietro, diciamo, questa distanza dalla palatina discendente è stata misurata, ma certe volte ha dei valori che presentano dei minimi di 0,2 mm. Per cui anche qui, per sottolineare, la media diciamo è di 2,9 mm, ma questo per sottolineare il fatto che è opportuno ogni volta andare a intercettare il decorso della palatina discendente. Vedete, queste sono le forme che voi potete vedere scrollandole, termine scrollare per dire portare avanti e indietro le nostre Panorex, e invece queste sono le forme che si possono vedere scrollando le varie assiali. Ecco, per esempio, in questo caso l'arteria palatina discendente, in un caso pianificato da me, era di 2,1 mm la distanza. Vedete, questo punto è il punto più coronale della fessura pterigopalatina. Quindi teoricamente il mio impianto sarebbe potuto arrivare fin qui. Poi diciamo che sull'assiale si vedono anche questi due processi pterigoidei dello sfenoide. Solitamente il processo pterigoideo laterale è più ampio del processo pterigoideo mediale. Diciamo, non solo è più distante dall'arteria palatina discendente, ma solitamente è anche più ampio, più largo. Per cui la prima, diciamo, pianificazione è quella di andare verso il processo pterigoideo laterale, che ci salvaguarda, appunto dalla palatina discendente, ma poi spesso offre una quantità d'osso maggiore. In questo caso, vedete, abbiamo circa 3,3 mm, anche se una palatina discendente maggiore, che ancora una volta è stata intercettata durante la pianificazione. In questo caso 1,7 mm, quindi diciamo importante è andare a individuare la palatina discendente. Questo studio ci dice più o meno la lunghezza di questo corridoio. Diciamo, mediamente questo corridoio, che è possibile sfruttare al massimo, presenta lunghezze di 18 mm. Qualche volta, diciamo, siamo tra i 13 e i 15 mm, ma durante le nostre pianificazioni, diciamo che 15, almeno nelle mie pianificazioni, è spesso una distanza che ho trovato utile per poter inserire l'impianto pterigoideo. Questo, diciamo, ci dice che dal punto di vista sagittale mediamente l'inclinazione è di 16 gradi, mentre da un punto di vista frontale, dal punto di vista bucco-palatale, abbiamo un'inclinazione di 9 gradi. Vedete, qui ha inizio la fessura pterigopalatina e questo impianto ovviamente poteva essere pianificato un po' più diciamo lungo di quello che è rappresentato nella slide. Qui si vede appunto il decorso della palatina discendente, che si fa sempre più mesiale e più mediale. Ma vedete come cambia la densità ossea, diciamo, passando dalla tuberosità mascellare al processo palatino, al processo pterigoideo dello sfenoide, e vedete, cambia anche mediamente più del doppio. Ovviamente questi sono valori riferiti alla Combin, quindi non sono valori Hounsfield assoluti, però sono valori di scala di Grigi che danno un'indicazione appunto che il valore è più del doppio.
Questo è un caso di una paziente parzialmente edentula in cui sono stati pianificati due impianti, un impianto diciamo mesiale di 4x8,5 e poi un impianto pteriguideo che era 4x15 ed è stato appunto utilizzata la tecnica del trace in place dopo aver importato la ceratura diagnostica della paziente, per cui dopo il controllo di accuratezza che diciamo questa registrazione era stata fatta in maniera accurata, vedete la fase di osteotomia in cui ho cercato di essere abbastanza preciso perché la palatina discendente non era tanto distante. Questa è la convin diciamo successiva e questi sono i valori di accuratezza. Vedete, l'errore è stato di circa 0,85 gradi per l'impianto pterigoideo, un po' di più per l'impianto diciamo mesiale. Questo paziente diciamo è arrivato nel mio studio perché voleva appunto un all-on-4. Preferisco sempre pianificare 6 impianti. Poi discuteremo diciamo al termine di questo webinar sul perché io preferisco mettere 6 impianti. In ogni caso qui ho pianificato 4 impianti frontali e 2 pteriguidei. Il paziente aveva già un suo impianto che diciamo poi è stato utilizzato solo nella fase dei provvisori, ma poi diciamo è stato messo a riposo durante diciamo la fase di protesizzazione finale, che diciamo è questa. 4 impianti frontali e 2 pteriguidei. Anche questo paziente diciamo è arrivato e sebbene avesse la possibilità di inserire solo 4 impianti per una classica all-on-4, ho fatto una pianificazione di 4 impianti frontali e 2 pteriguidei. Questo è diciamo la Panorex al termine del mio intervento chirurgico. Vedete, 4 impianti frontali e 2 pteriguidei. Questa è la precisione degli impianti. Come potete vedere, sono stati messi diciamo abbastanza in maniera accurata, con diciamo, se siamo andati a analizzare tutti e 6 gli impianti, l'accuratezza è stata a livello apicale di 1,37 mm e diciamo l'errore angolare è stato di 1,12 mm. Quindi diciamo decisamente buona. Questa è la consegna del provvisorio. Perché vi ho fatto vedere questo caso? Perché vedete il disparallelismo che io avevo diciamo al termine della mia esecuzione implantare, e questo è stato dovuto al fatto che io ho pianificato, torno un po' indietro, il mio caso senza ricorrere ad una ceratura diagnostica. Vedete, gli impianti sembrano essere pianificati in una maniera accurata, ma poi uno fa l'intervento e si accorge che sebbene siano stati messi diciamo in maniera accurata, aver fatto la pianificazione senza una ceratura diagnostica ci dà poi delle problematiche protesiche. In ogni caso, qui ho utilizzato tutti i MUA dritti utilizzando le componenti OT Bridge della Rein e ho potuto diciamo compensare questo errore protesico attraverso diciamo appunto l'utilizzo di componenti tutte dritte, e ovviamente è stato fatto tutto in digitale. Vedete, questi sono i vari passaggi e queste sono le uscite diciamo dei MUA dalla struttura virtuale. Questa è la prova del provvisorio con diciamo il fitting passivo delle componenti protesiche. E poi vabbè, diciamo queste sono delle foto che fanno vedere il lavoro definitivo. Questo paziente è un paziente invece che abbiamo fatto al corso master di febbraio, in cui diciamo in questo caso sì, abbiamo fatto la ceratura diagnostica al paziente, perché diciamo è impossibile prescindere da una pianificazione corretta senza ceratura diagnostica.
abbiamo fatto anche durante quella sei, quella, diciamo, quell'occasione, una prova un po' tutti di pianificare, diciamo, il caso senza ceratura diagnostica, e ci siamo accorti che è veramente difficile fare una corretta pianificazione implantare senza una ceratura diagnostica. Quindi è stata fatta, diciamo, in Exocad. Questo è il paziente con l'arcata da trattare. Questa è la mia ceratura diagnostica prima dell'esecuzione della combin. Come vedete, è una ceratura ben fatta, per cui ho messo delle mini viti al paziente nell'arcata superiore, ho fatto la combin, abbiamo fatto insieme ai colleghi del corso la pianificazione del caso e il giorno dopo abbiamo eseguito l'intervento. Il software automaticamente ha riconosciuto le mini viti che avevamo inserite, per cui le ho semplicemente toccate la combina è stata allineata alle condizioni reali da trattare, e ho potuto iniziare la mia chirurgia dopo aver fatto il controllo di accuratezza. Queste sono le varie fasi osteotomiche, e queste sono poi le precisioni. Abbiamo avuto un problema un po' più di difficoltà appunto nell'inserire l'impianto pterigoideo di sinistra, e in effetti è stato quello con meno accuratezza. Anche qui, diciamo, pianificazione del caso con 4 impianti frontali e 2 pterigoidei. Anche in questo caso la paziente voleva un circolare in ceramica e ho pianificato invece 8 impianti, di cui 2 pterigoidei. Questa era la pianificazione, questa è l'esecuzione, e questa è il montaggio del lavoro. Ora vi voglio far vedere un'altra cosa. In questa slide ho scritto navigated osteotomy, non navigated implant insertion. Ho utilizzato, diciamo, in questo caso degli impianti molto conici, e vi voglio far vedere che cosa è successo. È successo questo praticamente: ho fatto un'osteotomia molto accurata, ma non avendo anche in questo caso il mounter da micromotore per questi impianti, ho dovuto fare l'inserimento a mano. Essendo molto conici questi impianti, diciamo, anche se l'osteotomia era stata fatta in maniera accurata, l'errore che ho avuto al termine dell'inserimento implantare è stato abbastanza importante. Per cui, perché ve lo faccio vedere? Perché è importante sottolineare che è sempre opportuno anche inserire l'impianto in maniera guidata, altrimenti può prendere altre strade. Anche qui, ceratura diagnostica, pianificazione del caso, prova della ceratura diagnostica, tutta fatta in digitale, la paziente è arrivata. Controllo di accuratezza, preciso. Calibrazione dell'asse, calibrazione della lunghezza della fresa, ricontrollo dell'accuratezza, osteotomia, diciamo fine dell'osteotomia, anche qui precisa, dei 2 pterigoidei, termine del caso, vedete giusto un punticino di sutura, abbastanza, cioè molto diciamo conservativo. Combin di controllo, ecco, vedete l'impianto, lo pterigoideo di diciamo destra, sebbene sia nell'osso, vedete, lo vedete qui il risultato spostato lateralmente, perché evidentemente ha trovato una zona di minore resistenza, perché la prima parte è molto sottile, essendo l'impianto molto conico ha preso un'altra strada. Quindi questo è stato il valore.
2,22 mm di distanza all'apice. Anche qui, diciamo, più di 5 gradi di errore, qui addirittura 6,66 e qui, diciamo, 4,16, ma anche qui, vedete, rispetto agli altri casi c'è un errore, diciamo, molto maggiore, anche visivamente si vede. Questa invece è la mano libera versus il Navident. Ad oggi, controllavo proprio in questi giorni, sono arrivato a 12 casi, facendo metà, diciamo, un lato a mano libera e un lato con la chirurgia guidata dinamica. Questo fa parte di uno studio che è ongoing, per cui non posso far vedere tutti i risultati, ma diciamo prendendo un caso, diciamo, di quelli lì che sono stati trattati, vedete in questo caso lato destro è stato fatto a mano libera, lato sinistra con il Navident. In questo caso vengono anche calcolati i tempi di esecuzione dell'intervento, che però sono oggetto di pubblicazione, per cui diciamo non posso ancora rendere noti. In ogni caso, vedete a mano libera 14 gradi, in questo caso che era un post estrattivo siamo andati un po' meglio, 4,61, ma avevamo il riferimento, in questo caso 17,29 gradi. Mentre con il Navident, guardate l'accuratezza, 0,64 gradi, ma anche è bello vedere questo impianto sulle sagittali. Guardate quest'altro come è bello a vedere, proprio 0,65 gradi, e all'impianto pterigoideo 1,78 gradi. Per cui diciamo tra mano libera e utilizzo della chirurgia guidata dinamica non c'è sicuramente paragone. Oltretutto, diciamo, con la chirurgia guidata dinamica, se si è fatta una buona pianificazione e tutte le procedure sono state fatte in maniera accurata precedentemente, veramente due frese e si inserisce l'impianto. Un impianto che fatto a mano libera invece richiede un lembo d'accesso abbastanza importante, dei controlli intraoperatori, diciamo che sono quasi sempre necessari. Il non vedere nulla perché è una zona, diciamo, che è inaccessibile, se vogliamo, per cui è veramente un qualche cosa che diventa complicato. Ma ritorniamo alla nostra discussione sugli impianti pterigoidei. Vedete, ritorniamo a definire quello che è l'impianto pterigoideo ancora una volta, che il GOMI, cioè il Glossary of Oral and Maxillofacial Implants, ha definito come un impianto che deve coinvolgere tutte e tre le componenti ossee fino al piatto pterigoideo, altrimenti non ha senso parlare di impianto pterigoideo nemmeno se coinvolge il processo piramidale dell'osso palatino, perché in quel caso si parla di impianto appunto tuberositale. E questa definizione è molto importante perché, appunto, come vi ho detto, negli ultimi 2-3 mm, certe volte in un paio di millimetri, si passa proprio da un osso di 3D4 che ha una proprio una sorta di densità veramente molliccia, che ha una densità che diventa importante, di tipo D1 o D2. Ma vediamo cosa ci dice la letteratura. La letteratura ci dice che questi impianti pterigoidei sono stabili nel tempo. Vedete, su 990, su 900 impianti, BIDRA ci dice che il 92% di survival rates, ma questo survival rates è un po' bugiardo perché 70 impianti sono falliti per misplacing. Per cui, se noi andiamo ad analizzare invece gli 827 impianti che sono stati messi in maniera accurata, su un tempo, diciamo, di post-loading notevole, siamo arrivati ad una sopravvivenza del 99%. Per cui, diciamo, sono impianti inseriti a mano libera che hanno dato dei problemi, ma immediati, cioè nel senso 70 impianti non si sono integrati, ma di quelli integrati, cioè 827 impianti, abbiamo praticamente un 100%, 99%, che sono cifre veramente importanti.
Esatto, anche qui diciamo Candel ed altri riportano lo stesso tasso di successo implantare. Ecco, questo è un articolo che io non ho girato a tutti, ma che ho perché non avevo il file, ma che ho ritrovato i giorni scorsi, per cui in questi giorni lo scannerizzerò e ve lo invierò, che è l'articolo più bello riguardo alle pterigoidei, perché è diciamo una revisione della letteratura fatta a 10 anni dal post carico e vedete 95% di tasso di sopravvivenza implantare, tenuto conto anche qui che i fallimenti implantari sono stati fatti prima del carico implantare, per cui diciamo quel 5% fa riferimento quasi tutto a prima del carico e quindi a perdita dell'impianto pterigoideo per misplacing. Ecco perché è un articolo fatto benissimo questo di Araujo, perché ci dà proprio l'idea del fatto che l'impianto pterigoideo è un impianto stabile nel tempo. Questo è uno studio fatto da Vreeling ed altri che hanno cercato di inserire, oltre degli impianti pterigoidei, anche degli impianti diciamo zigomatici con delle mascherine chirurgiche. Ma il problema è stato l'utilizzo di mascherine chirurgiche nelle zone posteriori del mascellare superiore, perché lì appunto gli ingombri facevano in modo che non si riuscisse proprio a avere l'accesso a quelle zone, per cui Vreeling ha potuto passare solo la fresa pilota e poi proseguire a mano e si è accorto che diciamo gli errori, vedete, andavano fino a un massimo di 16,1 mm. Diciamo 18, da 10 a 18 gradi, per cui diciamo, ha abbandonato l'idea che le mascherine chirurgiche che lui usò in quel determinato periodo, parliamo di più di 7-8 anni fa, potessero essere adatte per inserimento di impianti pterigoidei. Comunque, diciamo che l'impianto pterigoideo è un impianto che di sicuro ci dà delle garanzie laddove lo andiamo ad inserire. E ovviamente gli impianti corti stiamo vedendo che danno diciamo delle ottime risposte, ma soprattutto in osso denso, laddove abbiamo diciamo osso di 3, di 4 si è visto che la differenza con gli impianti lunghi c'è. Vedete questa slide indicativa dicendo che ci dice appunto che c'è un 35% di tasso di fallimento in osso di 4 rispetto al 3% invece di fallimento implantare in osso di tipo di 1, di 2, di 3. Questo è un articolo che diciamo, sta per uscire sulla rivista International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, in cui diciamo, ho inserito 63 impianti su pazienti parzialmente dentoli. 31 diciamo, sono stati inseriti utilizzando la chirurgia guidata dinamica e 32 a mano libera. Ho avuto due perdite, diciamo, degli impianti inseriti a mano libera per misplacing. Ovviamente non parliamo della differenza dell'accuratezza perché non ha senso parlarne, ne parliamo, vedete, si passa da 2,66 gradi e 1,27 mm utilizzando la chirurgia guidata dinamica a errori che vanno quasi 2,57 mm e 12,64 gradi diciamo utilizzando la mano libera, ma sono andato a calcolare anche qual era la distanza tra l'impianto pianificato e l'arteria palatina discendente. La media è stata di 3,448 mm, quindi 3,5 mm, con un minimo di 1,1 mm. Un altro dato che è importante e che ho voluto ricercare è stato quello dello spessore della mucosa sopra l'impianto. Lo spessore medio è stato di 5,41 mm, con massimo che però arrivava quasi a 10 mm, quindi uno spessore della mucosa
abbastanza importante. Queste sono state le lunghezze degli impianti che ho utilizzato, vedete soprattutto impianti da 15 mm, ma subito dopo anche impianti da 18 mm. E questi sono stati tutti impianti che ho protesizzato con il multi-unit abutment, vedete quasi tutti, nel 92% dei casi, sono riuscito a utilizzare multi-unit abutment tra i 17 e i 30 gradi, 5 volte ho dovuto far ricorso a diciamo multi-unit abutment customizzati proprio perché l'angolazione era un po', diciamo, era maggiore dei 30 gradi. Ovviamente il t-test ci ha dimostrato che c'era una significatività statistica tra l'utilizzo della mano libera rispetto al Navident per tutte le deviazioni, diciamo, tra gli impianti pianificati e gli impianti realizzati. Perché torno a ripetere l'impianto, diciamo, Pericudeo è un impianto da utilizzare sia per un approccio minimamente invasivo, sia perché è predicibile, ha un periodo di trattamento più breve, è stabile durante il tempo, è diciamo, possibile il carico immediato, ha un decremento dei costi per noi e per il paziente, ultimo ma non ultimo, anche ci evita i cantilever nelle zone, appunto, nelle atrofie, nel trattamento dei pazienti totalmente edentoli. E avere, diciamo, 4 impianti frontali e 2 pterigoidei in questi pazienti, ci, diciamo, da un punto di vista di distribuzione delle forze, è un qualche cosa che ci dà sicuramente maggiore garanzia nella durata del tempo. Appunto, questo è la mia presentazione. Dopo le domande vorrei discutere con voi di 3 casi che ho pianificato, ma che la pandemia non mi ha ancora, diciamo, potuto, non mi ha ancora permesso di poter realizzare. Allora, grazie, dottore, grazie prima Stefanelli. Lo schermo, oppure sì, ti giro lo schermo e poi lo riprendo, sì, per far vedere quei casi. Esatto. Adesso devo andare in stop sharing. Sei arrivato? Sì, adesso screen cancel. Yeah. Ok. Ok, quindi io innanzitutto ringrazio il dottor Stefanelli per la presentazione, per i casi clinici che ha condiviso con noi. Invito i partecipanti a fare le domande utilizzando il fumetto e quindi mettendo in condizione appunto il dottor Stefanelli e me stesso di leggere le domande. Io comunque ho segnato delle domande che comunque mi sono arrivate. La prima, tu hai fatto riferimento al fatto che tu inserisci 6 impianti nel caso dei pazienti totalmente edentoli che tu hai presentato. Puoi spiegare il motivo? Sì. Mi senti, Luca? Sì. Sì, ok, ok. Puoi spiegare un attimo il motivo, poi ho altre 2 domande. Allora. Luigi, non ti sentiamo, eh? In questo momento non ti stiamo sentendo. Luigi, non ti stiamo sentendo in questo momento. Non ti stiamo sentendo. C'è un piccolo problema di collegamento. Vediamo un po' adesso, sento un attimo Luigi, sentiamo se... No, non si sente. Però io adesso ti ho messo in viva voce, quindi praticamente
I colleghi ti sentono sul cellulare. Puoi intanto rispondere dal cellulare? Ma tu dici che il mio computer, secondo me è il tuo, eh? Va bene, però comunque se tu parli adesso ti sentiamo. Allora, Se io parlo adesso senza computer, mi sentite? sì, se parli, se puoi spiegare il motivo per cui tu utilizzi sei impianti. Ok, allora, utilizzo sei impianti perché, diciamo, facendo tanti carichi immediati, mi sono accorto che, diciamo, talvolta capita di perdere uno degli impianti intermedi, ma non gli interni dei. E quindi, diciamo, posso fare la mia propria esitazione finale, ma senza dover intervenire chirurgicamente. Per cui anche su 5, qualora dovessi perdere uno degli impianti che ho inserito, diciamo, posso proseguire, diciamo, e finalizzare il paziente senza avere problemi nel tempo. Per cui, diciamo, ho raramente, diciamo, problemi sugli impianti pteroidei, qualche volta mi capita di perdere un impianto intermedio, soprattutto se post-estrattivo, ma diciamo succede. Ho qui, diciamo, sul mio computer tre casi che poi posso mandare ai colleghi in cui, diciamo, avendo inserito sei impianti, ho perso uno degli impianti intermedi e ho finalizzato lo stesso, diciamo, la fase di protesizzazione appunto senza dover intervenire chirurgicamente. Per cui è un impianto che mi dà garanzia di durata nel tempo e di non dover intervenire, diciamo, chirurgicamente sullo stesso paziente. Va bene, Per ecco. cui è nata l'idea di utilizzare sei impianti, di cui due pteroidei, per tutti i pazienti totalmente edentuli che trappo nell'arcata superiore. Va bene, io ho una domanda dal dottor Comuzzi che chiede che consigli dai per la forma geometrica implantare ideale e le spire implantari? Allora, anche qui dipende dal paziente. In ogni caso l'impianto deve essere conico e le spire, diciamo, devono essere spire abbastanza aggressive perché nel primo tratto veramente parliamo di osso che non c'è bisogno nemmeno di essere fresato. Se uno spinge con la fresa, diciamo, va avanti a forza. Non c'è bisogno appunto nemmeno di far girare il micromotore. E quindi l'altra domanda che eventualmente quando sottopreparare, quindi praticamente. Diciamo, si potrebbero utilizzare in queste zone le frese Versa perché consentono di compattare e di non togliere osso. Ok, ecco, dal tuo punto di vista, il vantaggio di questo protocollo di lavoro che hai chiamato in modo efficace Da Vinci Bridge rispetto alla soluzione All on Four, quando usare l'uno, quando usare l'altro? Io ho abbandonato l'utilizzo dell'All-on-4 perché voglio, diciamo, fare una sola fase chirurgica e siccome qualche volta mi è capitato di, durante la guarigione, di perdere un impianto intermedio, sono dovuto intervenire chirurgicamente per reinserirlo. Da quando metto quattro impianti frontali e due pteroidei, diciamo, impianti pteroidei ne perdo veramente in maniera rara, per cui, diciamo, se perdo un impianto intermedio, protesizzo lo stesso senza dover intervenire chirurgicamente. Perfetto. Ecco, un'ultima domanda e poi ti do la parola a livello di condivisione del caso sulla lunghezza dell'impianto. Tu Ho fatto vedere hai fatto vedere la frequenza. La frequenza più alta sono 15 mm. sì, ma Quindi. probabilmente sarebbe stata 16, però nello studio che ho fatto dove ho utilizzato impianti dell'altra si passava dai 15 ai 18 mm, però probabilmente avrei utilizzato una lunghezza media di 16 mm, diciamo tra i 16 e i 18 mm ci sono quasi tutti i casi. Ok, perfetto. Io a questo punto ripasso lo schermo a te. Se vuoi condividere, i casi. Provo,
adesso si sente senza cellulare mio? Io adesso parla che in questo momento si sente. Ok, ma lo schermo si vede? Sì, si vede, perfetto. Ok, questa è una paziente, vedete, che è arrivata da me e sono andato ad analizzare il mascellare superiore, vedete? Sto andando verso destra, vedete, osso 0, 0, 0, 0, 0, 0, arrivo al livello del sesto e comincia un po' di osso, e quindi tra sesto e settimo c'ho osso, e anche qui tra sesto e settimo c'ho osso. Ho osso anche in zona pteriguidea, per cui alla paziente ho proposto all'inizio un quad, cioè fare 4 impianti zigomatici. Poi sono andato a vedere più a fondo, ho visto che avevo anche osso nella spina nasale, allora mi è venuta in mente l'idea di inserire un impianto in spina nasale e 2 impianti, diciamo, uno a livello del sesto e 2, diciamo, a livello del sesto e 2 pteriguidei. Se voi vedete il 3D, non si sente più. Scusami, adesso si sente adesso? No, non credo che si senta, Luca, dottor Comuzzi, mi confermi che si sente adesso? Sì, si sente. Vai avanti, Luigi. Avanti senza cellulare? No, vai avanti così, come stai facendo, perché si sente adesso. Aspetta che... Quindi se puoi riprendere il caso, stavi finendo un attimo un concetto. Sì, ma non c'ho lo schermo, Luca. No, hai lo schermo. Vedete il mio schermo? Sì, vediamo il tuo schermo con i folder, non vediamo il caso. Perché se n'è andato? Boh, aspetta. Allora, ritoglimelo che lo riapro un attimo. Ok. Lo condivido con loro. Perfetto, adesso te lo ritolgo. Ok. Lo riapro, eh? Sì. Ok, ridallo. Vai. Allora, mi confermate che si sente? Sì, si sente, ma al momento vediamo nero. Adesso sì, vediamo tutto. Ok, allora, faccio vedere questo caso in cui, diciamo, la paziente è arrivata e sono andato ad analizzare, diciamo, la scata superiore da trattare e mi sono accorto che l'osso era veramente scarso, sia da un lato sia dall'altro. Per cui alla paziente ho proposto un quad, cioè 4 impianti zigomatici a carico immediato. Poi sono andato ad analizzare meglio la combina e mi sono accorto invece che la paziente aveva osso a livello dei sesti da entrambi i lati, a livello dell'opterigoideo, vedete, 22 mm da un lato e 20 dall'altro, e sulla spina nasale. Per cui la mia pianificazione è stata quella di inserire 5 impianti che oltretutto, se uno vede il 3D, sono pure paralleli tra di loro. L'impianto era pianificato per il 27, diciamo, l'intervento era pianificato per il 27 di marzo, ma ovviamente ho dovuto rimandare. Però questa è la mia pianificazione, in cui inserirò 2 impianti pteriguidei, 2 impianti sui sesti, uno sulla spina nasale, e farò il carico immediato. E poi vi dirò che cosa accade. E questo è un caso. Poi vi faccio vedere il caso anche di questo paziente che invece è arrivato alla mia osservazione con un impianto, diciamo, in zona 24-25, che però era mobile,
non so di che marca sia, ma così a vederlo mi sembra, non lo so, è meglio non e qui diciamo la pianificazione, ho visto che si può fare un impianto corto sulla spina nasale e mettono due pterigidei. Adesso no, qui diciamo anche qui posso fare una sorta di split della testa, diciamo posso inserire due occhi e mezzo e procedere diciamo al carico immediato, per cui vediamo quanto so. Mi sembrava di averla fatta questa pianificazione, ma vedo che non c'è, per cui la faccio subito. Questo è al contrario, non riesco a capire perché. Non si può fare la pianificazione, Luca, mentre faccio probabilmente, tutto al contrario. Probabilmente no, probabilmente no. Probabilmente no, perché siamo in collegamento web. Vabbè, comunque inserirò due pterigidei e procederò anche qui al carico immediato. Anche questo sta aspettando poter fare l'intervento. E un altro caso in cui siamo veramente al limite è questo che vi faccio, che vi presento tra un secondo, è questo qui, in cui voglio fare la paziente arrivata con una protesi mobile su diciamo due impianti che sono sopravvissuti a un vecchio circolare, però già c'era un pterigideo e io voglio inserire un impianto sulla spina nasale, diciamo un 410 e un pterigideo 414 sulla, andando a ricercare proprio la corticale, vedete in questa zona qui, diciamo forse si vede più sul, ecco qui, proprio sulla, sul processo laterale, sul processo pterigoideo laterale, per fare una riabilitazione totale appunto su questi quattro impianti di cui due pterigoidei. Voglio dargli un carico diciamo funzionale solo sulla zona sesto settimo e in lateralità sui premolari, vedere che succede nel tempo. Permettimi di fare una domanda. Con l'apice dell'impianto buchi sempre il processo dell'osso pterigoideo? Quindi no, arrivi... no, no. Mezzo, mi sarei fermato qui, faccio l'impianto da 14, quindi lo buco perché sono sicuro, cioè lì non c'è nulla, quindi non cambia niente, diciamo, però quando impatti la corticale, quando la senti il cambio di densità proprio, quindi quando ti vai a incastrare in quel piatto, diciamo, stai tranquillo. Comunque, quando qualche volta ho bisogno di maggiori garanzie di andare a inserirmi, diciamo, là dentro, sforo di 0,1, 0,2, 0,5 mm, tanto non ci sono zone anatomiche vitali, per cui non succede nulla, ecco. Perfetto. Io penso che siamo arrivati alla chiusura di questo webinar perfettamente in orario. Ringrazio di nuovo il dottor Luigi Vito Stefanelli per l'ottima presentazione e per le immagini incredibili che hai condiviso con tutti quanti noi. Io voglio diciamo una vostra opinione su questi tre casi finali e voglio discutere con voi al termine dell'intervento di questi casi che sono già appunto pianificati, spero in 20 giorni di poterli fare. Però se intanto avete delle opinioni in merito, dei suggerimenti da darci o diciamo altre cose da dire,
Benissimo, intanto grazie dottor Stefanelli, io, il messaggio è stato recepito, ci sono dei feedback sui casi, verranno condivisi direttamente con te. Io ringrazio di nuovo tutti quanti per la vostra partecipazione, do due riferimenti che sono la prossima settimana, giovedì 16 aprile alle ore 13:30, ci sarà una sessione in inglese dello Study Club Navident, quindi invito tutti a partecipare giovedì 16 alle 13:30 e vi anticipo anche un webinar che stiamo organizzando con il dottor Stefanelli, il dottor Pistilli, professor Felice e il dottor Rinaldi sulla gestione del paziente atrofico utilizzando diverse tecniche, tra cui chiaramente la chirurgia dinamica. E vi confermo che l'AERT lo domanda, ma vi confermo che sto registrando questo webinar e quindi sarà disponibile sia per i vostri, per voi che avete partecipato, che per i vostri colleghi che non sono riusciti a partecipare. Grazie ancora per la vostra partecipazione e grazie al dottor Stefanelli.